Non pensate che sia facile lavare un costume di questo tipo, tessuti di questo tipo e insomma vedete anche ricami. Questo è il costume dei musici. Ciao Andrea. Buongiorno. Ciao, buongiorno. E tu hai questo, diciamo così, questa capacità di poter lavare della roba anche delicata. Ora io so che in questo caso tu l'hai fatto gratuitamente, perché per aiutare i musici di Arezzo che ti hanno cantato, tieni qui un attimo, la nanina è così. Sì, no, no, abbiamo fatto questa cosa perché da Aretino, per il gruppo di musici che è la colonna sonora della giostra, te pensa un Saracino senza la colonna sonora e musici. La colonna sonora del Saracino è importante, ancora oggi a me quando la sento, insomma, quella scarica di adrenalina. E quindi pensare che hanno delle difficoltà economiche, oggi sono legate, lo comprendo, a bilanci pubblici. Oh, per non creare odi particolari, perché adesso sai, i quartieristi se la prendono. Vedete che alle spalle d'Andrea ci sono i costumi della Colombina di Porta Santo Spirito. Questi sono i due costumi dei cavalieri, cioè del Cicerchia e dello Scortecci. Questo perché? Perché lui ha deciso sempre, come attaccamento alla nostra città, di lavare gratuitamente i costumi dei cavalieri, che vincono i vincenti, che vincono il Saracino. Ora io allora gli ho detto: Andrea, pubblicizziamolo quello. Lui: no, ma no, ma in realtà io, che sono un aretino, uno degli aretini doc, ho detto: siccome tu pensi ad Arezzo, agli aretini, aretini, pensate che quando ci avete da lavare delle cose normali, anche particolari, anche delicate, lui c'ha due lavanderie, una qui all'interno nella quale siamo, dell'ipercoppe di Sette Ponti, e una a San Leo. No? Mi sembra un do ut des. Io per esempio spendo da chi spende per la mia città. Noi soprattutto, oltre che lavare questi capi, laviamo anche i capi di bestiame. Quindi se avete delle mucche, delle vacche, se avete delle vacche, segnalate. Sei del toro? Eh? Sei del toro? No, però mi piacerebbe.